Amici di Ciccioriccio TV, c'è Viola Valentino. Ciao a tutti. Allora Viola, noi siamo qui perché vogliamo parlare scusate di questo... Scusate la faccia che sono distrutta, sono stanchissima. E scusate le cose che dirò perché saranno delle cose... Scusate anche la sua faccia che lui è così sempre. Sì, lui è sempre così. È sempre così lui. Sì. Voi fate l'intervista, io sfilo, così faccio un po' di rivista, come si può dire. Cioè, che cosa stai vedendo? Niente, la signora che diciamo viene rappresentata un po' di tempo fa, però ancora tuttora, grazie a Dio aggiungerei signora, insomma, è un bel vedere. È un bel vedere. Meno male. E poi questa parte diciamo che è una chicca e lei le dona molto il viola, le devo dire signora. Sì, molto molto bello. Sono gentilmente concesse dal signor Miki. Miki che sarà appunto il che è il proprietario di queste riviste. Ma ne ha tante altre. Sì, sì, è pieno di queste cose. Miki, a conoscerti poi tra l'altro perché insomma se hai tante cose che parlano di Viola Valentino noi vogliamo vederle. Puoi vedere? No. Cosa vuoi vedere tu? Possiamo vedere. Hai messo le tue copertine? Giornale. No, niente, niente. No, noi preferiamo parlare di musica, cara Viola. Alleati non ovvi. Alleati non ovvi, che è il tuo nuovo CD in cui c'è il singolo che è appunto Le prove di un addio. Allora, lo mostro io. Allora, qui vediamo Viola, quasi una fatina, no? Un po' così. Però dietro c'è questa donna che è una fiera, un vampiro. Perché canto sociale e canto amore, quindi canto le due. Però quando dico canto sociale la gente dice ma che palle. No, no, no. Sono belle canzoni che però parlano di argomenti magari un po' più interessanti che non sempre l'amore. No, assolutamente. Perché non insomma, si può sempre essere cuore, innamorati. Amore, cuore, amore. Puoi fare tu promozione invece di guardare sempre la copertina di Playboy? Ma che ci vuoi fare? Sono attratto dalle belle cose. Ecco. Lì stiamo andando oltre la copertina, secondo me. Si parla di sociale perché comunque è non necessariamente per vendere o necessariamente per dimostrare quello che non è. È giusto parlarne perché chi, meglio di lei, definita appunto un'icona gay, può parlarne. Quindi... Ma comunque parlo anche di violenza sulle donne perché comunque anche di Giada parla di una storia vera di una ragazza che esiste sul serio, cioè che esiste, di una violenza psicologica di una certa Daisy. Lancio dei messaggi anche importanti. Io, per esempio, i tacchi di Giada, io li ho cantati l'anno scorso. Se nella canzone dico Giada, non aver paura, urla la tua storia, ok? Se le ragazze parlassero quando vengono molestate, non dico quelle che vengono prese nel vicolo dai vandali o dal branco, dico quelle che vengono molestate anche in famiglia, magari Sara di Avetrana sarebbe ancora qui. All'interno, a parte c'è una canzone proprio che tratta l'argomento dell'omofobia, che appunto è domani un altro giorno, sì. E all'interno, e vi invitiamo ad acquistare questo CD, c'è anche un altro singolo che si chiama La musica non c'è. Sì, sì, con Eleonora Magnifico. C'è anche una bella foto. Vediamo di la foto di Eleonora Magnifico perché io non la conosco. Non ho sentito parlare comunque, giusto? No, non è su Playboy. Quindi vediamo. Dovremmo trovarla qua dentro. Dietro, ecco, prima. Eccola, pronti. Via. Signora Eleonora Magnifico. Chi è Eleonora Magnifico? Eleonora Magnifico è un travestì. È una cantautrice. Quindi una prima cantautrice, sì, poi pugliese? Sì, pugliese. Ah, beh, perfetto. Pugliese, chissà, sì. Magari a conoscerla. Sì. Magari a conoscerla. Era l'83, partimmo per Madrid, nel Walkman Dalida. Cantava l'essai moi, il fuoco mi incendiò quando arrivasti tu
e come la cretina facevo tu 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 tu. Flash mi immortalò, erano gli occhi tuoi che mi spogliarono. Dentro la mia gabbier il cuore si fermò e come la cretina dissi no no no. Quante promesse al mio cuore, troppe bugie fanno male. Smalto per poter graffiare e la mia bocca vuole giustizia. La musica non c'è, che fa parte anche di questo CD praticamente. Sì. È nato questo incontro. Ma ci conosciamo da tanto tempo, lei che ha avuto l'idea di usare questa anche mi ha fatto tornare indietro anche nel canto, perché mi ha fatto cantare così come negli anni 80. Cantavo negli anni 80. Comprami. Sì, perché per il disco riccio. E poi è nata così. Tutte le cose belle capitano per caso, anche questa. È stato divertente. Ma soprattutto c'è di base sempre stima, amicizia, anche se magari due non si vedono, non si sentono, comunque c'è sempre anche dei caratteri buoni. Io sono buona di carattere, anche lei. Sì, un po' iena ogni tanto, ma vabbè, insomma, gliela perdono. Le iene Eleonora Magnini. Ma hanno beccato le iene qualche giorno fa. Non l'avrei mai detto. Che? Che non delle iene, della Magnifico, che fosse così iena. No, un po' ienina così. Vabbè, quindi è un'alleata. Anzi, vogliamo essere così a volte. È un'alleata ovvia. Non è ovvia anche lei. Neanche lei. No, quella è proprio... Iena. Va bene. Sei giù perché ti ha lasciato. Oh,
quindi salutiamo Viola Valentino e Eleonora Magnifico, ciao, alleati non ovvi, e soprattutto chiedete a Ciccio Riccio le prove di un addio, e la musica non c'è, che sono infatti già lo in circolazione qui da noi. Grazie da Marcello Biscosi, Enzo Straniero e la signora Viola Valentino. Grazie. Buonasera. Ciccio Riccio TV continua.